Alexander, altro esercizio molto molto difficile. Prendiamo un 7 rosa. Rispetto al maschile, doppia domanda, rispetto al maschile, ogni ruolo ha la stessa incidenza e mi piacerebbe, se io non ho davanti lei, ma ho davanti tutto il mondo della pallanuoto. Quindi, come dire, il mio principio è questo. È chiaro che non posso pretendere di fare in video o anche dal vivo che tutti ascoltino me, però. Mi dice ruolo per ruolo, allora prendiamo un 100%, no? In 7 sul 100% del risultato. Le dico le mie percentuali. Sul risultato incide il centro, cioè il pivot, il centro boa, no? Si dice il centro boa, potrei fare un 25%, il portiere un 20%, quindi resta un 55%. Poi c'è il campagna di cui mi sfugge. Cos'era il ruolo di campagna? Mi aiuti? Perfetto. Campagna giocava a due mano sbagliata, era diciamo la testa del gioco. Ecco. Perfetto. Quindi facciamo 25 il pivot, e 20 il portiere, 20 il ruolo di campagna e siamo già a 65, poi ne restano 4. Il resto sì, direi un 35 diviso 4. Forse dovrei rivedere le percentuali. Allora facciamo 20 il pivot. Possiamo scendere a, perché dopo faccio confusione, 20, 15, 15, 20, 15 il portiere. No, 20, 20 e 20 il portiere uguale. Poi il campagna, se siamo a 55, poi 45 diviso 4, quindi un 11, 12. E mi piacerebbe che mi dicesse, intanto se non è d'accordo, ma anche gli altri quattro ruoli, quali sono quelli più incidenti. Nel calcio, ovviamente, centravanti, portiere, difensore centrale, anzi regista, il ruolo meno incidente è quello di terzino destro, al punto, Alexander, che in Serie C, non so se ci sia ancora perché non guardo le partite, non dovendo scrivere per TuttoSport, la partita non la guardo, ma mettono dei giovani d'obbligo e molte squadre lo mettono a terzino destro perché è quello magari dove fa meno danni. Ruolo per ruolo, la classifica dell'incidenza, so che non mi dica che tutto è importante perché questo lo sappiamo, addirittura è importante anche la panchina. Ad esempio, un portiere di riserva, secondo me, allargando la percentuale, incide veramente poco perché entra sì, ma raramente. Insomma, ci sono ruoli in cui il cambio del difensore, quello che viene espulso, incide di sicuro di più. La classifica dell'incidenza dei ruoli, se Ah, vuole, dunque, anche comprendendo la panchina. ma se la faccio più semplice, secondo me il portiere io gli darei proprio anche un 50%, Addirittura, perché il pazzesco. portiere è, diciamo, nella pallanuoto c'è un asse centrale, l'asse centrale è l'asse fondamentale che è composto da portiere, marcatore del centro e centroboa. Portiere e marcatore del centro sono gli assi, il portiere è, diciamo, è il fulcro della difesa. Se tu hai un buon portiere che dà sicurezza alla squadra, ti puoi pensare di fare quella difesa che ti pare, ti puoi anche concedere una difesa molto più offensiva, quindi essere più proiettato all'attacco. Quindi con Tempesti, con il miglior Tempesti, parti già avvantaggiato. Direi di sì, oltre che essere, diciamo, un punto di forza tanto per la difesa, ma anche per l'attacco, perché la squadra avversaria davanti a un portiere di grande esperienza e molto forte ci pensa due volte a tirare rispetto a un portiere che dice ora tiro perché tanto questa è una pippa, ogni volta che tiro faccio gol, no? Quindi io darei un 50% al portiere, ritengo che sia fondamentale. E avendo quest'anno cambiato le regole e avendo la possibilità di portare il portiere in attacco che può giocare, risulta fondamentale avere un portiere che sappia anche gestire il contatto fisico e sappia tirare. Quindi quello è fondamentale. Poi darei un 20%, 20-30% al centroboa, un 20% al 10 per 20, 20 al centroboa, 20 al marcatore, gli altri li divido. Chiaramente poi c'è. Alexandra, che la torta complessiva è 100, non 130, perché partita. No, 50-20-20, 50 portiere, 20 marcatore, 20 centroboa e gli altri 10 diviso tutti.
Ma quindi gli altri incidono per un 2,5, un ventesimo del portiere, no, no buono, no buono. Sì. Quindi posso giocare anch'io. No, invece, Alexandra, ma ecco, fra quei quattro ruoli, no? Quindi mi aiuti, ma io ho sbagliato, cioè lei dice in sostanza che il ruolo di campagna incide solo così poco? No, dunque, ora vogliamo dire un 40%, chiaramente nella fase offensiva è fondamentale il ruolo del centroboa e di una persona che sappia gestire il gioco, quindi il ruolo di campagna in questo caso, e di una persona che sappia fare gol. Ecco, nella fase difensiva risulta molto più importante il ruolo del portiere e del marcatore del centro. Il ruolo del centroboa risulta molto più diciamo marginale o comunque uguale a quello di tutti gli altri, come quello dei, diciamo, dell'attaccante puro risulta molto marginale rispetto agli altri. Quindi, secondo me, la cosa giusta da fare sarebbe dividere la torta in fase difensiva e fase offensiva. È chiaro che il giocatore che sa fare fase offensiva, fase difensiva bene, diciamo, è oro, ecco. Invece, Alexandra, sul risultato, com'è la forbice dell'incidenza? 60% la difesa e 40% l'attacco. E lei sa che nel calcio, alla fine, il bel gioco paga raramente. Lippi, Capello prima di tutto, vincono i pragmatici, Trapattoni, Capello, un po' Lippi, mi faccia pensare. Beh, insomma, ci sono dei re del difensivismo. Nella pallanuoto io vedo che alle volte lo stesso Campagna ha vinto con la difesa. Ricordo, adesso non ho guardato tanti mondiali perché non dovevo scrivere, ho scritto invece per il Messaggero, il Gazzettino, messaggero.it, il Gazzettino, gli europei, quelli vinti dalla Spagna con quel gol fantasma, lì era la difesa. Nel basket l'Italia ha perso il mondiale. Beh, negli ultimi 5 minuti, forse sua azione non ha mai segnato, è significativo. E nella pallanuoto, cos'è? 60 la difesa e 40 l'attacco? Sì, io direi di sì, direi che la percentuale è giusta. Dipende anche molto che tipo di squadra si ha. Io sono sempre dell'idea, a prescindere, che la difesa è fondamentale. Mi concentro molto sulla fase difensiva, perché avere una buona difesa, un buon blocco compatto di difesa ti permette anche di andare molto più sicuro nella fase offensiva. Quindi la difesa, con una buona difesa costruisce una buona azione d'attacco. Sì, direi che 60-40 è giusto. Poi è chiaro che se hai una squadra prettamente incentrata su attaccanti che ti permettono di fare una grossa mole di gol, chiaramente ti puoi permettere anche qualche sbavatura in più in difesa, però diciamo che la cosa perfetta sarebbe prendere 0 gol e farne uno. Quindi se tu hai una difesa spaziale che prende 0 gol, molto probabilmente la partita te la porti a casa, perché un gol in un modo o nell'altro e glielo butti dentro, ecco. O quantomeno non perdi, ecco, Invece, pareggi. Alessandra, è più importante la difesa al maschile o al femminile? O l'attacco? Insomma, Entrambi. quel 60-40 vale uguale Sì, assolutamente sì. uguale? Sì. Invece. Infatti, se si vede la difesa di campagna, il 7 bello è molto, diciamo, i risultati che ha ottenuto, li ha ottenuti grazie a cambi repentini di gioco in fase difensiva, ecco. Infatti. E Alessandra, come sarà la pallanuoto femminile del 2050 e com'era quando lei la prima volta che, se si ricorda, mise piede in vasca, quindi 16 anni fa, com'è cambiata e come cambierà? Dunque, è cambiata diverso. Se la pallanuoto è in 2050, non ho la più pallida idea. Se andiamo avanti così, probabilmente non ci sarà più. Perfetto. Ci estinguiamo prima. Quindi non lo so. Però, com'era, era molto più. Parlo del campionato italiano: era uno sport in cui giravano un pochino più di soldi, quindi di conseguenza era uno sport nel dilettantismo più professionistico, dove squadre, dove gli atleti facevano gli atleti di professione, fra virgolette,
e diciamo c'erano squadre di una caratura elevatissima con campioni che venivano da ovunque. Essendo calato tutto quello che è la parte economica, chiaramente ne è calato un pochino quello che è stato la qualità del gioco in sé. Quindi ora ci troviamo ad avere solamente le atlete nazionali che fanno le atlete e poche altre che fanno le atlete professioniste, quindi pensano solo a quello, ma ci troviamo ad avere tantissime squadre con ragazze giovanissimi, giovanissime oppure con ragazze un pochino più grandi che giocano a pallanuoto e poi lavorano. E quindi chiaramente ragazze a cui non puoi chiedere un impegno massivo come se facessero le atlete di professione, perché non fanno le atlete di professione, sono lavoratrici che poi giocano anche a pallanuoto e quindi di conseguenza gli va un pochino insomma, ne va a inficiare un pochino della pallanuoto del gioco in sé, ecco. Come è cambiato il campionato? È cambiato sicuramente, è più avvincente ora rispetto a 10 anni fa, perché 10 anni fa c'erano due squadre che si contendevano il titolo. E tra la seconda e la terza in classifica c'erano 10 punti, 15 punti di scarto. Ora ci sono sempre le squadre che si contendono il titolo e altre squadre un pochino meno organizzate, però questo divario non è così abissale, ecco. E quanto incide l'allenatore sui risultati e rispetto al maschile? Le dico la mia percentuale. Facciamo boh, un 25% sul risultato e non so, secondo me al femminile incide un pizzico di più, o sbaglio? Secondo me sì, al femminile incide un po' di più per il Possiamo discorso salire al della. 30, saliamo dal 25 al 30 o scendiamo al 20 al maschile, al 25 al femminile. No, secondo me l'allenatore al femminile è un po' più importante rispetto che al maschile perché c'è più bisogno di stimolare le donne, mentre nei maschi loro molto cioè, semplificando molto. Entrano e giocano, punto, senza farsi tanti film mentali. Ecco, le femmine vanno un pochino più, diciamo, instradate. Ecco, i maschi sono un pochino più liberi, giocano un po' più sciolti, le femmine magari hanno bisogno di quel suggerimento in più. Ma io direi, non lo so, 30-70 per le donne e 20-80, 25. Il resto per gli uomini, però insomma, diciamo che sono anche dell'idea che una squadra mediocre con un allenatore molto ma molto forte e preparato possa diventare una squadra forte, come una squadra forte ma molto forte con un allenatore poco preparato o che non incide tanto sul gruppo possa diventare una squadra mediocre e scarsa. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda, ecco. E invece il discorso psicologico, no? Ritorno, non ripeto, però diciamo quel time out di Martina Miceli. E intanto Alexandra è così anche lei oppure no? Come le tratta le sue ragazze? Dunque, io ho avuto ad oggi la possibilità di non finire un campionato e di fare pochissime partite da allenatrice rispetto a Martina, quindi Quindi non è neanche diciamo. riuscita ad arrabbiarsi, No, no? no, non so, no, oddio, sì, sono riuscita ad arrabbiarmi, assolutamente sì, però diciamo non ho ancora mai, e chissà se mai avrò la possibilità di farlo, a giocare partite di Ah, finale da scudetto scudetto o o finale da di salvezza. coppa, diciamo, o da salvezza, assolutamente sì. Quelle diciamo dove ti giochi con una partita, il dentro fuori ti giochi tutto, quindi non so come potrò reagire in quella situazione. Io di mio sono sempre stata abbastanza calma e tranquilla, però diciamo che il vaffa o qualche parolina un po' più forte ci va assolutamente, fa parte del gioco, se no insomma, si rischierebbe di avere l'effetto contrario, essere troppo calmi e tranquilli. Ecco. Invece, com'è la gestione, Alexandra, della sconfitta? Parlavo con quel Raul Lozano argentino e io faccio sempre questo esempio. Nel calcio, Hector Cooper, quello che perse lo scudetto del 5 maggio con l'Inter, che in realtà lo perse per Calciopoli, lessi una straordinaria intervista. A me piace molto il versante psicologico, avevo uno psicoterapeuta che mi ha seguito per anni.
E Hector Cooper diceva: la sconfitta ti resta dentro, te la porti in famiglia tutta la settimana, è pesantissima. Tutto questo, Alexander, credo sia esasperato quando devi vincere, quando sei un allenatore bravo e alleni l'Inter che non vinceva da una vita, tutto quello che sappiamo. Sono convinto che lei potrebbe anche retrocedere, ma non sta male fisicamente. Io, ad esempio, sono semidisabile. Le assicuro che sto parecchio male, adesso molto meglio, però dove c'è meno esasperazione, dove girano meno soldi, c'è un pizzichino di serenità in più, o sbaglio? Ma quello sicuramente sì, diciamo hai meno pressioni, però io penso che poi le pressioni siano anche quelle che ti creino, siano quelle le pressioni più importanti e più difficoltose da gestire, sono quelle che ti crei tu, non sono quelle che ti arrivano dall'esterno. Sta molto al carattere. Io, diciamo, già giocatrice ero una che cercavo sempre la perfezione. E mi arrabbiavo con me stessa se facevo uno sbaglio, cercando poi di non ripeterlo la volta dopo. Ci sono state partite che io ritenevo di aver giocato male, in cui ci ho continuato a rivivere e rigiocarmele per giocarmi durante la notte. Insomma, da Ma le allenatrice mi è riguarda, capitato. le ripensa, le riguarda Alessandro, No, le ripensa. le riguardo tantissime volte e le rivivo anche mentalmente io, però soprattutto me le riguardo assolutamente sì, perché spesso la percezione che hai mentre giochi o mentre sei, diciamo, mentre stai allenando durante la partita non è poi magari quella che realmente è quando vai a rivederti. Io in linea di massima penso, insomma, almeno mi sono fatta un'idea che l'allenatore. Ovvio, io ho perso partite oppure ho giocato partite male da allenatore quest'anno in cui diciamo l'incazzatura, se si può dire, mi è rimasta per giorni e quindi non è facile da smaltire, soprattutto se sai che la squadra ti può dare di più e non è riuscita a dare in quel momento. Però sono anche dell'idea che uno debba cercare di viverla in maniera più tranquilla e serena perché si sta parlando di uno sport e di un gioco che è la pallanuoto, quindi deve essere un piacere, uno deve anche raggiungere risultati perché siamo agonisti e diciamo, vogliamo raggiungere sempre il massimo, però è molto più semplice, è molto meglio, diciamo, analizzare gli errori in maniera lucida piuttosto che farsi prendere dalle emozioni. E andare, diciamo, a rimuginare sugli sbagli senza poi arrivare a niente. Totti, di sicuro lei è l'allenatrice più giovane della pallanuoto mondiale, no? 31 anni e mezzo. Penso, non lo so, ma penso di sì. L'esperienza quando incide, io ho una teoria precisa, disprezzo i campioni che partono dall'alto. Inzaghi che ha fatto 2 anni di primavera e poi ha allenato il Milan, sappiamo com'è andata. Poi ci sono eccezioni, Guardiola che però aveva allenato in Serie B con il Barcellona B. Chi allena solo perché ha un nome esiste nella pallanuoto. Quanto tempo basta per sbugiardare un incapace? Ecco, le faccio un esempio: Walter Zenga, che è un mito da portiere grandissimo, l'allenatore, onestamente, c'è l'anno scorso, ma adesso gliela tengo breve, ma non serve un genio. Se lei va a studiare, ma anche Pioli, che è un carissimo amico, è di Reggio, no, è di Parma, l'ho conosciuto in mille ambiti. Lei vede che ha già fatto Inter, Milan, Fiorentina, Lazio. Tra l'altro lo esonerano. Secondo me esonerare è sempre brutto. Ah, aperta parentesi, Alexandra, nella pallanuoto si esonera o no? Sia No, maschi molto che raramente. No, molto raramente, ma massimo si può cambiare l'allenatore alla fine della stagione per poi far incominciare la stagione successiva con un altro, ma è molto, ma molto raro. Oddio, che mi ricordo. È successo una volta solamente, mi ricordo all'Orizzonte, anni fa, che è stata esonerata Giusy Malato per far subentrare, mi sembra, Formiconi, non vorrei dire una cavolata. Però è l'unico caso che mi ricordo, sinceramente, non mi ricordo altri casi, poi magari ci sono stati in passato, ma era veramente molto anche nel raro. maschile poco, no? Pochi Eh esoneri. sì.
E quanto incidono i presidenti in questa torta, no? Presidente e direttore sportivo, se vogliamo rifare la percentuale, no? Gliela rifaccio meglio. Squadra al 50%, ne parlavo sempre con Raul Lozano. Io direi squadra al 50%, allenatore al 25%, DS al 10%, perché in base al budget magari lo spende male, siamo all'85%. Presidente, un altro 10, nel calcio lei sa che ci sono presidenti che fanno la formazione. Moratti ha indotto Gasperini, poi all'Inter gli ha fatto cambiare la difesa e non pago l'ha esonerato dopo 5 partite. Giudicare un professionista con 5 partite per me è ridicolo. Però, chiusa parentesi, quindi l'ultimo 5% lo diamo allo staff, cioè al vice. Lo diamo vice, fisioterapista, medico sociale, includendoci anche l'abilità nel fare la dieta, no? E le sue percentuali invece, Alexandra, sul risultato finale? Diciamo che nella pallanuoto ci sono molto meno figure che vorticano intorno a questo. Diciamo c'è il presidente che è chi molto Quindi è un semplicemente ci solo mette. dirigente, non sono due? No, c'è un solo presidente, poi c'è il team manager, diciamo il dirigente che accompagna la squadra in trasferta e l'allenatore, appunto. Però il team manager, Diciamo. tutt'al più, cioè il team manager, il mercato lo fa il team manager, no, lo fa il presidente spesso. Il mercato lo fa il team manager insieme all'allenatore a seconda del budget che gli dà il presidente. Quindi mi fa le sue percentuali? 50, le ripeto le mie, 50 squadre, 25 allenatore, 10 team manager, allora mi scusi, 10 presidente, e 5% fisioterapista, medico per la dieta e no, basta, è massaggiatore, vabbè, massaggiatore direi che saranno tutti bravi. Sbaglio? Aggiungo, diciamo che nella pallanuoto fisioterapista, nutrizionista, massaggiatore già li eliminiamo perché non ci sono. Ah, la terza Quindi squadra, chi ha? ci sono diciamo, figure che aiutano facendo dei piaceri la squadra, diciamo poche sono le squadre femminili che hanno la possibilità di avere un massaggiatore, un fisioterapista fisso tutti i giorni all'allenamento, ecco. Ero Quindi convinto che è nessuno un'eccezione. l'avesse. Ah, quindi fate da soli. Il medico viene alla partita perché c'è bisogno di un medico che succede qualcosa al pubblico. Ah, Sì, fantastico. poi è chiaro se un atleta ha bisogno, si appoggia al fisioterapista, ma non è una figura che è Ma lo presente a paga tutti gli lei? No? allenamenti. O sì? No, lo paga la società, Ok, almeno allora quello lo paga la società. quel 5% lo eliminiamo. Quindi facciamo 50 squadre. 25 allenatore, no, 30 allenatore, 10 team manager e 10 presidente. Sì, Cambiamo? Sono no. quelle? Direi di sì. Sia al femminile che al maschile uguale. Il maschile magari hanno due soldi in più, c'è anche qualcuno, qualche fisioterapista. Al maschile credo che parecchie squadre abbiano il fisioterapista, sì. E percentuali valide anche al maschile, più o meno. Sì, assolutamente. Invece il